Ciao. Ciao. Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Niente, che cosa vi devo dire? Vi racconto una cosa. Ho la patente, ma non ho una macchina. Ormai saranno passati 3 anni. Mi metto tipo così, così sembro più alta. Non ho più una macchina. Anni che io cammino a piedi, Catania, Catania praticamente, sto lavorando, dovendomi spostare qua e là, come posso farlo? A piedi, no? Ma c'è anche un altro modo di girare a Catania e dintorni e paesini limitrofi, l'autobus. Ora, siamo calmi. Ora, Ambare, possibile mai che ogni volta me ne deve succedere una? Ogni giorno praticamente c'è un'avventura, no? In particolar modo in questo periodo, ora non mi vado a raccontare tutte le mie disavventure con l'autobus, ma per fare questo video evidentemente ne ho avute davvero tante. Se me lo richiedete sotto nei commenti, c'ho dei video su richiesta. Perché questa cosa, cioè, fa figo dire questa cosa. Io dico, cioè, fa figa la cosa, devo dire. Dicevo, allora, io dovevo prendere un autobus per poter arrivare ai due obelischi. Perché dai due obelischi all'1:20 devo prendere l'autobus per Mascalucia. Devo dire che la linea di Mascalucia è il 307, mare. Parte puntualissimo, ma il 29 non bastava. Praticamente arriva il 144. Ora, io prendendo sempre il 29 e il 144 mai, non sapevo bene che percorso facesse. Quindi vado dall'autista, do a guida, cioè, l'autista, no? Mi scusi, devo arrivare ai due obelischi. Dove dovrei scendere? Perché comunque sapevo che il 144 non sarebbe arrivato ai due obelischi, che era il punto che io dovevo raggiungere. Niente. Chissà, mi dà lì a... Da aspettare in dove fa. Perché lei girerà prima, quindi volevo sapere qual era in Via del Bosco l'ultima fermata utile dove posso scendere. Dove devo andare? Ai due obelischi. No, non ci arriva. Ora, se io decido di prendere quell'autobus è perché a me serve prendere quell'autobus. Io sono consapevole del fatto che non arriverà ai due obelischi. Se io, Mare, ti sto chiedendo, Mare, l'informazione, Mare, ti sto chiedendo dove gira, qual è l'ultima fermata utile, dove posso scendere, so che non ci arriva ai due obelischi, se no non ti spiava. Spiava? Oggi mi esce una voce, guardate. Disperata, io gli dico: da dove gira? E Iddo mi risponde: Roganalicchio. Roganalicchio, cioè Canalicchio, paesino limitrofo etneo. Io, cioè, Roganalicchio, io non saccio, cioè, mi dici Roganalicchio, può essere qualsiasi cosa. Che cosa Roganalicchio? Quindi a un certo punto girerà. Qual è l'ultima fermata utile più vicina possibile ai due obelischi? Non ci fa nulla se io mi farò la strada a piedi, cioè non sono cazzito. Roganalicchio, non ci arrivo. Praticamente cosa ho fatto? Siccome sono intelligente, sono scesa dove c'è l'agrario, no? Carusi. Quando sono scesa dall'autobus mi sono ricordata che io questo autobus lo prendevo per andare a scuola e anche per ritornare a casa. E comunque i due obelischi, cioè alla fine ci arriva, cioè basta scendere all'ultima fermata di Barriera del Bosco, fare pochissima strada a piedi. Solo che io praticamente mi sono fatta furbiare da questa cosa Roganalicchio. Io mi sai tipo Roganalicchio, mizi è un istenna, America. E niente, me la sono fatta a piedi fino ai due obelischi, come faccio praticamente sempre, perché ad esempio la scorsa settimana è successo che il 29 arriva in circonvallazione, si ferma, l'autista ci dice: problema al motore, non posso rischiare di proseguire. E non mi fici a peri? Così
questi sono solo pochi dei tantissimi episodi che mi sono capitati in questi anni, correndo praticamente autobus a autobus. Tra l'altro, oggi l'autobus era pienissimo perché in Bari c'era sciopero. Picchi praticamente non solo l'autobus non passano mai, spattiano a fare magari sciopero. Ok, la cosa è coerente perché comunque fanno sciopero perché non ci sono autobus, perché si devono riparare, non li riparano perché non hanno soldi. Giustamente gli autisti, anche se non sanno dare indicazioni sui percorsi che loro stessi fanno con i loro autobus, ovviamente anche non vengono pagati, ok, lo sciopero ci sta. Però, cioè, c'erano tutte le fermate piene di persone, da autobus praticamente, chino chino, stavo soffocando, c'era feto di qualsiasi cosa. Voglio dire, cioè, io già stangai praticamente le esalazioni. Dopo una giornata di lavoro ho deciso di fare questo video per raccontarvi come non interessa annoiarvi, cioè fare i video dove parlo praticamente in mare per 15 minuti. E allora vi faccio vedere questa cosa. Ho il mio outfit, che non interessa. Cerco di fare dei video che siano il più brevi possibili per essere diretta, immediata. No? No? Sì. La storia del contouring nel naso. Forse che mi serve? Funziona? No, perché siamo messi un po' male, quindi se questo trucchetto funziona, magari ci provo, insomma. E qui è tutto. Addio mania! È sempre un piacere. Io continuo a non riuscire a controllare la gestualità. Il gesto è la parola, il gesto è la parola. Quindi vi saluto! Ci vediamo al prossimo video! E niente, è stato bello. Ciao! Comunque, ho guardato, ho sbagliato. Invece di guardare in camera, a un certo punto ho guardato là. Scusa. Quanto è difficile fare i video.